saluto affettuoso agli amici di Libri Oggi che mi seguono, il programma di Libri, una grande stagione editoriale, lo possono confermare anche logicamente oltre ai dati di tanti personaggi nel mondo della cultura, dei libri che, chiaramente, che sono venuti o verranno ancora in trasmissione. E quindi spazio ai scrittori, ai saggisti, ai romanzieri e anche logicamente agli operatori nel mondo dell'arte. Iniziamo in questo caso con l'intervista a Cristiana Cirilli, che io saluto caramente, e presentiamo il suo libro di poesie Fili e Ponti, quindi un titolo certamente suggestivo, un sottotitolo che la dice tutta, se permette, Piccoli segni impressi sul filo d'un pensiero, acrobazia aerea, il filo editore. Io le voglio chiedere subito, io ho letto il suo libro con interesse, tra l'altro adesso sentiremo pure certamente anche dalla sua viva voce anche le poesie proprio. Però ecco, le volevo chiedere, in effetti Fili e Ponti è un titolo che la dice un po' tutta, ma anche particolare perché certamente metaforico sulla tematica del suo libro. C'è qualcosa che certamente parte dal mondo, possiamo dire, terreno, quindi dalla realtà dei nostri giorni, ma che abbraccia molto di più. E questo lo fanno i fili, certamente, i ponti, che sono sia metafore continuate sulla realtà, ma anche agganci alla nostra vita sensibile. Sicuramente sono appunto fili e ponti, diciamo così, delle grandi metafore. Per quello che mi riguarda sono metafore comunicative soprattutto. Certo, certo. E sicuramente fili e ponti sono metafore anche che riguardano appunto il legame che c'è tra l'immanente, le cose, e non a caso l'editore ha voluto inserire questo mio appunto libro nella collana Le Cose, e il trascendente. Io direi che questo è un po' il senso anche del mio libro, certo, della ricerca poetica che ho condotto, quindi, perché è una ricerca poetica che è stata condotta per 4 anni circa, e è un po' in questo condenserei, diciamo, il mio percorso. Il suo percorso. Tra l'altro, ecco, devo dire, il libro, le poesie certamente si leggono molto bene, c'è anche una variante stilistica importante. E ecco, scusi, prima di passare proprio alla lettura, credo che sia proprio la cosa più attinente, qua si parla anche di un fluire del mare del vino, metafore della giovinezza e della scrittura del presente. Si parla anche, e quindi anche a immagini proprio vere e proprie della natura, allo sfavillare della neve e al sole, simbolo della verità sfolgorante. Sì, diciamo appunto che questa attinenza, questa aderenza alle cose parte proprio dalla considerazione di questa quotidianità, il vino appunto, che diventa una metafora di qualche cosa che va goduto nella sua appunto, diciamo così, anche giovinezza e non solo nella maturità. Certo. Come esempio e metafora appunto del godere della vita in tutti i suoi momenti, non attendere sempre infatti, il domani. E noi non attendiamo però, ecco, le sue poesie. Cosa ha scelto per noi? Io avrei scelto, proprio per quanto concerne quello che mi diceva prima, Lillà, che praticamente è proprio una poesia su quel filo tra l'immanente e il trascendente. Benissimo, benissimo. Verso il cielo lancerei un ponte di povere parole al mio Dio, dall'immensa, liquefatta realtà di Lillà, dall'acqua cadente, salirebbero i riflessi della mia preghiera in pieno giorno e sul far della sera, dall'alto, più alto d'un monte, vorrei giacere come un ghiaccio, a specchiare l'estrema bellezza del cielo, e sotto il sole liquefare il mio gelo, vorrei restare neve perenne ai dubbiosi flutti della vita indenne, vorrei soprattutto vedere nella pioggia della mia vita la fonte, e nel sole il tuo viso, mio Dio, all'orizzonte. Molto bella. Senta, invece, io volevo, ecco, tornare a un discorso proprio, torniamo alla metafora del ponte, in questo caso alla comunicazione. Si parla anche non soltanto di grandi immagini, anche liriche della natura, come lei ha estrinsecato nel suo libro, ma anche a oggetti quotidiani del nostro vivere. Oggetti, diciamo, importanti ormai nella comunicazione, il computer ha la sua valenza. Sì, sicuramente, è uno dei ponti, direi che sicuramente un ponte tra il lontano e il appunto
vicino, è qualche cosa che accorcia essenzialmente le distanze e quindi è sicuramente, diciamo così, una delle dei ponti privilegiati di comunicazione. Arco portante proprio della comunicazione. È l'arco portante della comunicazione, più che mai in questi nostri tempi. E qualche volta sostituisce quella penna così cara a chi scrive e che comunque, come ho avuto modo altrove di dire, è una appunto piuma della giovinezza, qualche cosa che appunto ad evocare fa venire comunque quel senso di tenerezza che ci coglie quando poeti ci approcciamo alla scrittura. Senz'altro. Vogliamo sentire un'altra poesia? Sì, appunto, io leggerei l'apertura. L'apertura. L'apertura del libro. L'apertura del libro. Ancorché risalga appunto al 2002, la ritengo ancora una delle mie più rappresentative. E io infatti sono d'accordo con lei, le liriche quando sono valide certamente rispecchiano, come dire, ogni periodo della vita e nello stesso tempo anche ogni sensazione interna e interiore di chi l'ha scritta e di chi in questo caso la riceve. Prego. Senza rete, il saltimbanco, il filo era teso, camminava disinvolto, la sua vita ad altezze che divertivano gli spettatori. Circo della vita sono le emozioni del poeta. Ho già vissuto tanto. Le fiere sono finite. Il filo è riposto in una cassettiera e senza il filo cammino a terra, nella vita. Non ci sono spettatori, ma un saltimbanco, un musico di provincia, un guitto che mette in scena capriole e porta con sé ombrelli quando non piove, per restare in equilibrio su un filo. Oggi c'è il sole. Ho ripreso il mio filo, l'ho legato basso tra due alberi del cortile ed ho iniziato il mio spettacolo di sillabe. Molto bene, io le faccio molti complimenti, veramente. So che il libro sta andando molto bene, ancora di più speriamo nelle prossime produzioni sue di poesie e non solo. Cristiana Cirilli, Fini e Ponti per la casa editrice Il Filo. E io proprio in chiusura, se permettete, della trasmissione del giovedì, ricordando l'altra della domenica 22:45, volevo presentare brevemente un libro che sta avendo molto successo, anche perché una vera e propria disamina, in questo caso anche critica, sul mondo del sindacato. Una critica di Stefano Livadiotti, L'altra casta, privilegi, carriere, misfatti e fatturati da multinazionale, quindi un sottotitolo che la dice tutta, una vera e propria inchiesta sul sindacato. Cavalcando l'onda, a mio avviso, dell'altro grande successo, La casta, che in realtà invece trattava non solo e metteva, possiamo dire, anche in una rilevanza notevole i grandi privilegi della classe politica, in questo caso si passa a un altro potere, tra virgolette, neanche tanto occulto, direi molto palese. E il libro si estende, si declina attraverso appunto la scrittura di Livadiotti proprio in due binari, il binario di quello che avrebbe dovuto essere il sindacato e non lo è stato, invece questo, quello che è al momento il sindacato italiano nella famosa, diciamo, confederazione delle tre appunto grandi componenti e soprattutto ecco quello che ha disatteso riguardo i veri iscritti. Pensate, in una percentuale del soltanto il 10% si ritiene soddisfatto e soprattutto difeso dal proprio sindacato. Questo è molto di più nel libro di Stefano Livadiotti, L'altra casta, inchiesta sul sindacato per la Bompiani. Chiaramente sono opinioni dello scrittore, del giornalista, forse un po' dilatate da un senso, possiamo dire anche moderno, di stemperare ogni realtà. Detto questo, non rimane che salutare gli amici di Libri Oggi, l'appuntamento alla domenica 22:45, giovedì 23:25. Arrivederci, buona continuazione di serata da Andrea Menaglia.